se inquadrate la seconda fila della, per quanto riguarda la sinistra, ecco, c'è, ecco, la signora con il maglione, il golf rosso, accanto al marito, la signora Manca di Iglesias, che erano, avevano partecipato al mio programma, quello nazionale, sul Canale 5, e parlando dei conti, perché, ecco, gli date il microfono un attimo, signora, i conti sono migliorati, perché mi ha dato tutta una serie di conti su come loro risparmiano, però mangiano la pizza una volta? Due volte al mese. Due volte al mese, ecco, la pizza, ecco. Adesso i conti sono migliorati, l'essere venuto in televisione vi è in qualche maniera, no, non è servito a niente. È sempre la stessa storia, e poi, sino a oggi, cosa posso dire? Se non ribassano i prezzi, ecco, siamo sempre lì. E i datori di lavoro di suo marito gli hanno aumentato lo stipendio? No. No, no. Non ci hanno pensato proprio, no. No, niente. Okay. Vabbè, oggi vi siete presi. Beh, è domenica. Oggi, quindi, è domenica. Certo. Cioè, i figli bene? Stanno bene, sì. Ecco, i figli che mangiarono un gelato, i compagni a scuola gli hanno detto nulla, no? Come nulla? Tutti gli hanno invidiato il gelato. Ah, tutti, già, perché tutti. Era enorme, era un gelato, era un gelato enorme. Va bene. La signora Manca è un esempio di saggezza, anche il marito, per carità, però sono veramente un esempio di saggezza. Cominciamo a conoscere gli ospiti. Siccome, ripeto, è tutta una puntata al femminile, abbiamo la signorina De Lussu. Porca miseria. Prego, De Lussu. Vedi? Potevamo mancare? Buongiorno. Ben arrivata, buonasera, come buongiorno. Prego, ce la fa? So cos'è. Mi sono emozionato perché mi ha chiamato signorina. Ah sì, signora, lei non è signorina. No, sono signora, però non sono neanche la signora De Lussu. Ah, e chi è? Sono la signora Pireddu. Pireddu? Perché la signora De Lussu questi giorni sta preparando per la festa delle donne. Ah, è oggi la festa delle donne? Sta preparando, sta facendo gli amaretti, le giambelle. Me ne ha dato giambelle di portare qui. C'è carciofi, c'è. Beh, perché... Ma, allora, lei come si chiama? Chi è? Io sono la signora Pireddu. Pireddu, va bene. Pireddu Adelina. Adelina, la signora Adelina, prego. Sì, signor. Si accomodi qua. Ecco. Grazie. Senta, se lei vede il signor Urgu, lo conosce? Gliel'avrà visto in televisione. Sì, dice che ha parlato con la signora De Lussu, mi ha detto. Ecco, se lei vede il signor Urgu, domandi come va la campagna elettorale, perché so che è candidato. Ah... E lei tocca anche votarlo, boh. Ah, non lo so, lei lo vota? No, guardi, le dico una cosa, come politico non serve a niente, però fa ridere. Fa ridere, beh, quindi... Ha detto che fa ridere. Se non altro, almeno, se votiamo lui, ridiamo. Ecco, ma si presenta per i repubblicani? Sì, per i repubblicani. Si è montato la testa, andrà a Montecitorio, andrà in Padova. Senti, ma si può mangiare qualcosa adesso? Beh, dopo vediamo, adesso si siede. Perché mi hanno detto, venga la trasmissione e dopo cena. Venga mangiata, dopo cena, quindi già mangiata. No, mi ha detto, venga la trasmissione e poi dopo cena. No, si chiama dopo cena, cioè lei doveva venire mangiata. No, mi hanno detto. Si sieda, avanti. Ah. Mi hanno detto, vai alla trasmissione senza mangiare, e dopo cena. Dopo cena. Ah, che cena dopo, certo. Come ha detto che si chiama di nome? Adelina Pireddu. Adelina, ecco. Cosa fa nella vita Adelina? Guarda. Mamma mia, sto scialle nero. Io sono, guardi. È terribile. Sono mamma e matrigna. Perché? Perché il primo marito che ho avuto è scappato. Beh, sì, lo si può capire, cioè è scappato subito? No, perché sa come siamo noi donne, quando ci sposiamo poi ci lasciamo andare. Cioè, una sera è venuto, mi ha trovato senza... che non avevo la barba fatta. E quindi se n'è andato. Si chiama Giovanni Scappai. E il secondo? Invece il secondo già è bravo. Sì. È bravo, sì. Avete avuto figli insieme, sì. No, stavamo tentando, però c'è vergogna io. Io faccio la casalinga. A Oristano? No, a Morgongioli. Ah. Dove sta Morgongioli? Ha visto come è messa la Sardegna? Sì, più o meno, sì, c'ho idea. È messa male? Eh. Noi siamo lì in mezzo. In mezzo a quei terrori lì. Io sono mamma e matrigna. Ecco, ma mi hanno detto che la De Lussu non sapeva che la Sardegna era un'isola, è vero? È vero, è successo questo, che le hanno fatto l'intervista
E gli hanno detto, signore, viviamo in un'isola. E lui ha detto, non sapevamo niente. Ha detto, sì, signore, ci dia una risposta. Ha detto, guardi, no, non posso parlare perché non c'è mio marito. Ecco. Quando viene mio marito, anzi, se lo sa lui che siamo in un'isola, si arrabbia anche. Perché i giornali potevano anche dirlo. Certo, è la disinformazione. Senta, signora, perché non dà qualche consiglio? Lì c'è la signora Manca di Iglesias, la signora col golf rosso. La signora Manca, quindi è l'unica volta che viene. Certo. La signora Manca era venuta in un'altra trasmissione, in continente. In continente lì? Non che lei è in continente, era venuta in continente. Lei lo sapeva che la parola incontinente è stata inventata qui in Sardegna? Ah sì? Sì, sì. Quando io ero piccola. Perché allora si usavano quei pannolini lunghi, non si usavano? Sì, oggi sì. Ci sono... I pannoloni. Ci sono quei pannolini che come vedono la cacca fanno... ce la mangiano su. Sì. E invece allora con questi pannolini dove passavi lasciavi le tracce. E in quel periodo fu inventata questa parola incontinente. E l'hanno usata anche in Sardegna. Allora dicevo, oggi è la festa della donna. Lei da donna a donna, come la signora Manca ha sempre dei problemi di far quadrare i conti, è sposata, ha due figli, quindi arriva sempre alla fine del mese con qualche affanno. Quindi da donna a donna gli dia dei consigli lei. Lei che è una donna ormai matura, lei insomma è quasi vecchia, via. Ascolti, Adelina. Io le dico una cosa, lei per poter quadrare alla fine del mese i conti, prenda di questi fagioli, guardi. Guardi, adesso li faccio vedere. Ah, bene, il basilico lo deve fare seccato, che così lei anziché comprare il basilico tutte le settimane, quello che gli avanza lo mette nel barattolo, senti proprio. Certo, è buono, eh? Beh, buonissimo. Così risparmia. Poi, è di meglio, sì. Però non è... No, però... No, è buono. E poi abbiamo pomodori secchi. Facciasela sentire la tassista, così è contenta, buono. Senti che lei è una psicologa. È psichiatra, sì. Buono, sì. Questo è conservato con sale, legge, ha risparmiato 700 lire. Poi abbiamo i carciofi, anziché per dire buttare i carciofi, mangiare, cioè buttare queste qua, queste se le fa in salata, è un risparmio, e fa 700 da una parte, 500 dall'altra, 300 dall'altra, e arriva alla fine del mese e ha risparmiato almeno 7-8 mila lire. Capito? Quindi li puoi mettere da parte. Certo. Guarda, il peperoncino, guarda. Ah, buono questo lo faccio sentire la signora Grasso, il peperoncino, direttamente. Chi è la signora? Lei? Io già hanno usato prima, mi fido così, da lontano. Basta così, bello. Che bella che è lei. Sposata? No. Non ha provato niente? No, hanno provato a sposarmi, ma non ci sono riusciti. Ascolta, io ho portato anche caffè, perché mi hanno detto che... Dopo cena? Che dopo... Cena, sì. Vabbè, adesso andiamo... C'ha freddo? Non è che faccia freddo, che noi siamo abituati È riservata, è un no, po' siamo riservata. Siamo abituati così, perché non possiamo far vedere troppo la nostra faccia. Certo, è come le donne velate, certo. Però di lei si vedono solo i baffi. Hanno detto che lo usano molto... Ma non può fare una ceretta? Qualche cosa? Una cera per levarsi i baffi? No, ho provato, ma... Niente, non fa. E poi la donna baffuta dall'uomo è piaciuta. È sempre piaciuta, sì, c'ha ragione. Poi l'8 marzo è giusto dirlo questo, va bene. Sì. Perché lei ha questa insopportazione per la Pireddo? No, la signora Pireddo, poi io vorrei fargli un discorso a parte. Lei pensa che sia da ricovero, no? Lei è psichiatra? No, assolutamente, al contrario. No. Io penso che sia un esempio la signora Pireddo, per come si presenta qui a noi in questo momento, sia... Un esempio di grandissima sensibilità, perché non bisogna dimenticare in fondo cosa c'è sotto i panni della signora Pirelli. Sensibilità signora, il che problema per esempio... nostro è che noi non riusciamo a dimenticare cosa c'è sotto i panni. Ed è questo che ci crea anche inquietudine. Io credo che invece... Si è guadagnato un amaretto, vedo. Io invece credo che qui c'è qualcuno che ha voluto fare un omaggio molto garbato alle donne, presentandosi in questo modo. Per esempio, cosa potrebbe dire uno psicanalista di questo travestimento?
la signora continua a offrire dolcini nel suo ruolo, come vede, è estremamente oblativo. Lo dica uno psicanalista, cosa potrebbe dire? E beh, si porrebbe il dubbio di come mai un uomo... Sì, passo volentieri. Uno solo, però, è uno solo. Noi prendiamo tutto. Uno solo. Tutto meglio. Grazie. Si porrebbe il dubbio, dicevo, come mai, se fosse un caso che un uomo si veste come una donna. Ora, noi sappiamo che gli attori, i grandi attori soprattutto, e gli attori comici in particolare, si sono sempre travestiti da donna. Però forse c'è qualcosa in più. Forse c'è un messaggio, forse c'è il desiderio da parte di un uomo di dire che un uomo può essere qualcos'altro che non un guerriero, per esempio, un prepotente. Non deve necessariamente avere questo ruolo maschile, prepotente. Le donne che stanno vicine a questi uomini, che vogliono essere assolutamente prepotenti, che non sono in grado di offrire, per esempio, un fiore ad una donna. Ecco, le donne sentono che questi uomini, in fondo, non sono degli uomini. L'uomo, per essere un uomo, deve anche avere degli aspetti femminili. Ma l'uomo sardo ha sempre avuto vergogna di dare il fiore, perché se lo vedono gli altri uomini, lui pensa... Mi prendono in giro, invece l'uomo deve essere. Ma l'uomo sardo. L'uomo sardo deve essere. Proprio così. Ma l'uomo sardo. Cioè, con catarro, questo. Ha mai,